Cari amici appassionati di orologio, ben trovati. Anzitutto permettetemi di fare un grande, grande, grande in bocca al lupo agli amici di Watch of Italy, la fiera che si terrà questo weekend, il 26 e 27 di settembre, a Tortona, in Piemonte. Una fiera che finalmente si farà dopo essere stata rinviata in aprile a causa Covid, alla quale io sin da subito ho aderito in maniera convinta. All'epoca acquistai i biglietti da marzo per aprile, poi li dovetti spostare per settembre. Purtroppo un'altra serie di impegni sono transitati dai mesi scorsi a settembre, tra cui il matrimonio del mio carissimo amico che si terrà il 27, proprio il 27 mattina. Questo è la difficoltà logistica di organizzare un viaggio in giornata per il 26 a Tortona, hanno fatto sì che purtroppo la mia presenza salti, ma invito a tutti coloro che di voi sono in condizioni logistiche e di libertà di movimento diverse dalle mie di andare, non solo perché vi incontrerete tra voi, molti amici della mia chat Telegram ad esempio saranno presenti, ma anche perché incontrerete dei marchi che per voi sono una novità assoluta oppure non conoscevate particolarmente bene. Ci saranno delle anteprime mondiali, non solo orologi, anche cinturini, non solo cinturini, anche e addirittura alcuni calibri di manifattura italiana che verranno presentati proprio per la fiera. Quindi non mancate. Proprio di orologeria in generale parleremo invece nel video di oggi. Un video che volevo fare da diverso tempo, anzi man mano che il tempo passava volevo farlo sempre di più, ma come voi sapete il mio canale è uno spazio che si alimenta prevalentemente con recensioni, nacque nel 2014 proprio con l'idea di mostrare quegli orologi che era impossibile o quasi impossibile trovare nelle gioiellerie fisiche, dando una prospettiva che non fosse quella delle immagini bidimensionali dei forum piuttosto che dei canali social, ma delle immagini tridimensionali che potevano nascere solo attraverso un video completo che andava dalla prova al polso fino a poi, quando la tecnologia me l'ha permesso, alle prove di luminosità e così via. Solo da poco tempo ho aperto il canale anche a la scoperta del vintage, altra mia passione antica dell'orologeria, ma di cui non avevo mai parlato. A proposito, guardate cosa ho al polso. Finalmente il Bulova Supercompresso RM3 da 36 mm, un orologio che mi ero aggiudicato in un asta eBay in Sicilia, a Palermo, e poi che tramite una serie di vicissitudini è stato restaurato grazie al mio amico Roberto. Vedremo poi approfonditamente un video specifico la settimana prossima, ma inizio col dirvi che questo orologio ha avuto in pochi mesi una storia che è partita dalla Sicilia, è passata per la California, per lo Utah, per la Francia, per Milano, per poi tornare finalmente al mio polso a Cagliari. È una storia avvincente, faticosa, che fa capire quanto il restauro sia una cosa molto affascinante, ma non siano assolutamente delle passeggiate. Chiusa parentesi, da qualche tempo a questa parte nel canale ho voluto portare anche una serie di orologi che, per quanto fossero i marchi più commerciali e più conosciuti, si caratterizzavano per un rapporto qualità-prezzo molto importante. Del resto, all'inizio di quest'anno lo avevo detto, avrei fatto sì che il canale potesse essere un'opportunità anche per chi non si poteva permettere grandi cose, che però potesse permettere di avere degli orologi con un rapporto qualità-prezzo ottimo e che potessero avere delle caratteristiche premium anche spendendo poco. Un servizio dedicato prevalentemente, inizialmente, ai miei amici studenti universitari, ai miei amici che non hanno particolari strumenti economici, poi, visto purtroppo le sfortune di quest'anno, direi a un pubblico molto più ampio. Tant'è che queste recensioni, questi video, sono tra le più gradite, ma anche tra le più criticate. Di questo ne parleremo fra un po'. Ma di cosa si tratta nello specifico? Si tratta di recensioni che vanno a scovare orologi con forti sconti, la maggior parte con calibri svizzeri, ma non solo, penso a ETA e Sellita,
ma anche con caratteristiche tecniche costruttive a partire dal vetro zaffiro, dal bracciale, di tutto rispetto, che però per diversi motivi, perché magari sono dei fondi di magazzino e l'azienda vuole disfarsene, chi di voi fa l'imprenditore sa che gli stoccaggi e quindi i residui di magazzino rappresentano un costo a lungo andare a cui le aziende devono far fronte, ma può essere che il modello in relazione al listino non abbia funzionato, ma una volta scontato sia diventato appetibile. Può essere anche che il modello sia stato acquistato da un negozio che ha avuto difficoltà a venderlo. Non dimenticherò mai, senza andare a finire in internet, una gioielleria di Cagliari, purtroppo all'epoca non avevo disponibilità perché sennò avrei finito tutto, che stava dismettendo il marchio Longines e che vendeva il Legendiver, che all'epoca era 1400 euro di listino, mi pare, a 900 euro. Non dimenticherò mai una gioielleria di Oristano che mi pare nel 2010-2013 stava dismettendo il marchio Omega e vendeva il Seamaster GMT a 1000 euro, la versione con cinturina in caucciù. Purtroppo sempre quando io non avevo una lira, ma queste sono altre cose. Ecco, questo tipo di dinamica io l'ho voluta ricercare online, permettendo a molti di voi, a prezzi molto inferiori rispetto ai 1000 euro, si parla spesso di 200-250 euro, di poter portare a casa degli orologi validissimi. Cosa accade? Accade che però i soliti haters, persone tossiche e abbastanza fastidiose, peraltro spesso maleducate, si vadano a innestare in discussioni costruttive per demolire, per distruggere, per insultare. Attenzione, non sono quelle persone che muovono le loro critiche più o meno valide ma sempre legittime, sono quelle persone che aggrediscono in maniera maleducata, a me non disturbano, spesso quei commenti li lascio, qualche volta quei commenti sono costretto a cancellarli e mentre li cancello impedisco a queste persone di commentare vita naturale durante, perché purtroppo io non ho la possibilità di impedire alle persone di vedere i miei video, anche se lo farei volentieri. Del resto, se non ti piacciono i video che faccio, cosa riguardi a fare, io mi impegno e mi privo di molto del mio tempo per offrirti dei contenuti gratuiti, per te assolutamente gratuiti. Non lo fai neanche con la TV pubblica, perché paghi il canone Rai. Se non ti sta bene quello che dico, vattene. Siccome non hanno il coraggio di farlo, perché comunque le mie recensioni sono comode, si limitano a imbrattare le bacheche. Tra le varie critiche che sono state mosse, ad esempio agli orologi che ho recensito recentemente, c'è quella di Kevin Klein. Ah, ma Kevin Klein fa mutande. Saranno anche orologi realizzati da un marchio che fa mutande, ma sono orologi sono stati commissionati da circa 22 anni, anche se adesso il contratto è in scadenza, dallo Swatch Group, che è lo stesso Swatch Group proprietario di Tissot, Certina, Hamilton, Mido, Longines, Rado, Omega, Jacques Dro, eccetera, 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 nonché di Eta, Vajot e compagnia bella. Cioè, stiamo parlando di un marchio che probabilmente fa uscire Kevin Klein dagli stessi forni, almeno quelli ancora prodotti dal gruppo Swatch, dagli stessi forni da cui molta della gente che critica questo orologio ha comprato orologi che solo per il nome costavano 6-7 volte di più. Tanto più che questo orologio al listino veniva circa 600 euro, ma chi lo ha comprato a seguito del link nella mia recensione, peraltro aiutando il canale, nel senso che Amazon sostiene il canale, anche se a voi non costa nulla a livello di differenza rispetto all'offerta che già c'è, costava 200 euro. 200 euro per un ETA 2824, un bracciale, una cassa in acciaio e un vetro zaffiro, che sono stati demoliti da chi non sopportava la scritta del quadrante, come se ci fosse scritto chissà quale insulto. La critica che queste persone hanno mosso era che non c'era storia e che appunto Kevin Klein era un marchio
che faceva altro. Ma badate bene, perché poi il discorso non so se durerà molto o se vorrò interromperlo prima riprendendo in un'altra puntata dello stesso video, perché rischio di essere particolarmente lungo il discorso, che poi i marchi hanno un prezzo finale al pubblico che è dato da diverse componenti. Ma quando poi ho presentato il Bulova Oceanographer, orologio bellissimo, che io inizialmente quando andai in gioielleria a provarlo per acquistarlo scartai, solo successivamente quando uscì la versione verde rispetto alla classica versione rosso nera decisi di acquistarlo e ne rimasi folgorato. Bulova è un marchio estremamente, con una storia estremamente importante, con orologi che peraltro oggi erano in offerta, vi metto il link in descrizione, addirittura hanno toccato 395 euro per poi salire intorno a 420. Qui la critica era: sì, la storia c'è, ma il marchio è stato comprato da Citizen e poi monta un Mi 8000. Ma ricordatevi quello che sto dicendo, perché lo analizzeremo fra qualche minuto quando parleremo dei costi di produzione. Ma, allora, Calvin Klein monta ETA 2824, che attualmente è il calibro più difficile da trovare, il calibro prodotto in massa più difficile da trovare, perché ETA non ha chiuso i rubinetti ma lo sta vendendo solo a chi ne prende grandi ordinativi e che poi lo ottiene per il suo marchio, oppure specula rivendendolo al doppio se non al triplo del prezzo che ETA pratica inizialmente, il prezzo di listino. Ma non va bene perché Calvin Klein, e d'altra parte Bulova, che tra l'altro ripropone in chiave moderna uno dei Bulova più iconici della storia, non va bene perché è stata comprata da Citizen e monta Mi 8000. A parte che Bulova negli ultimi Oceanographer, come negli ultimi orologi che montano il calibro 8000, ha inserito il fermo macchina. A parte che molti di voi mi dicono che il bracciale del Bulova è leggerino, non è vero, è in acciaio pieno, le maglie sono morbide come le maglie dell'epoca. Io che sono appassionato di orologi vintage e che ho avuto molti orologi con bracciali d'epoca, so bene qual è la sensazione che si voleva raggiungere, lo scopo che si voleva raggiungere, e Bulova l'ha raggiunto. Quello che molti di voi non sanno e che neanch'io sapevo è che quel marchietto di plastica bianca che non riuscivo a spiegarmi e che mi faceva letteralmente schifo ha smesso di farmi schifo quando ho scoperto che era così anche l'originale degli anni 60, perché quel bianco che collegava la scritta Bulova altro non era che un'onda. È chiaro che spiegata così è andata naturalmente a verificare, perché sono andato a verificare se realmente quel tipo di attenzione era riservato anche al Bulova Oceanographer degli anni 60, naturalmente data questa ragione, dato questo tipo di contestualizzazione storica, quella che mi sembrava una caduta di stile incredibile assume un sapore tutto diverso. Ma al di là di questo, tornando al discorso iniziale, allora se io propongo a 200 euro un orologio che monta ETA 2824 con vetro zaffiro e bracciale in acciaio, non va bene perché c'è scritto Calvin Klein, anche se venduto e prodotto dal gruppo Swatch. Ma se propongo un Bulova Oceanographer riedizione del 2020 con Mi 8000 con fermo macchina, non va bene perché Bulova è stata acquistata da Citizen e comunque il calibro è povero. E magari le persone che muovono questa critica sono le medesime persone che vanno a comprare un Seiko 007, che è l'orologio più inutile della storia, secondo me, verrò attaccato per questo, ma è l'orologio più inutile della storia, ancora con un vetro Arlex, a parte che è appena uscito fuori produzione, i prezzi sono schizzati, io mi ero rifiutato di recensirlo quando costava 150 euro, adesso ne costa, addirittura arriva a costarne 400, un orologio che ha il bracciale fatto in lamierina,
che ha il vetro, che è un Arlex, che per anni Seiko ha spacciato come migliore dello Zaffiro per chissà quali proprietà di flessibilità, e poi si scopre che adesso sta montando gli Zaffiri nel proprio orologio, a dimostrazione che era una balla, perché se no avrebbe mantenuto l'Arlex, e invece sta montando pian piano in tutte le produzioni lo Zaffiro. Ma al di là di questo, un orologio che monta un calibro che è veramente un calibro scadentissimo, che non ha nulla di più di un Mi 8000 vecchia edizione, quello senza fermo macchina, le stesse persone che comprano questi orologi magari sono quelle che criticano poi Bulova. Ma poi, il fatto che Bulova sia acquistata da Citizen, ma cosa significa? Citizen, forse vi sfugge, è anche il marchio che ha acquistato Frédéric Constant e Alpina. Due marchi, prima Frédéric Constant ha acquistato Alpina, poi Citizen ha acquistato Frédéric Constant e Alpina. Due marchi che hanno dei calibri di manifattura, io avevo recensito un Alpina regolatore tanto tempo fa con calibro di manifattura, hanno dei calibri di manifattura invidiabili, hanno una produzione straordinaria, hanno un rapporto qualità-prezzo, ne ha parlato qualche giorno fa il mio amico Marco Branca, un rapporto qualità-prezzo veramente interessante, e sono un acquisto molto intelligente. Cioè Citizen è un colosso, e i colossi si muovono come colossi, acquistano dove possono acquistare, e ogni marchio che acquistano lo inseriscono nella fetta di mercato che secondo lo studio del marchio che aprono è più interessante per la clientela che vuole comprare quel marchio. Quindi, per mio grande dispiacere, che vorrei una Bulova diversa, ma che comunque già mi faccio bastare con soddisfazione questa Bulova, perché da quando mi sono tolto il pregiudizio e sto acquistando più liberamente alcuni orologi, mi sento molto più realizzato e molto più contento. Ma al di là di questo, evidentemente il grande pubblico Bulova, quando pensa a Bulova, pensa a orologi da 600 euro, a 500 euro scontati, da 400 euro scontati, non pensa a orologi da 1500 euro, perché se no vi posso assicurare che un marchio importante non li produrrebbe. Ma potrei parlarvi di Rotary, di Dreyfus, come non dimenticare, ogni tanto mi viene voglia di ricomprare il Pilot manifattura con calibro Eterna, che veniva svenduto a 420 euro da un sito inglese, nonostante poi il calibro, perché io ero andato in fabbrica Eterna, ve l'ho già detto, a chiedere dei preventivi, nonostante il calibro costasse quasi 900 euro quel tipo di calibro. Perché poi Eterna ha diversi calibri manuali, diversi calibri automatici, hanno dei segmenti di prezzo particolari. Eterna parte da circa 450 franchi svizzeri a salire, poi non fa economia di scala, cioè se un calibro costa 450, la differenza tra ordinarne 50 e ordinarne 1000 è solo una differenza di attesa, non c'è. Almeno quello che avevano detto a me quando ero andato è che non c'era un abbassamento del prezzo progressivo in base alla quantità dell'ordine, cosa che adesso ad esempio avviene nelle casse, ma anche di questo ne voglio parlare dopo, non voglio bruciare le tappe. Rotary, azienda proprietaria di Dreyfus, ha prodotto degli orologi molto interessanti che venivano venduti a 800 euro, toppato la comunicazione, venduti su Amazon a 220 euro, con sedite SV200, con vetro Zaffiro, con bracciale. Cioè ragazzi, sembra di aver scoperto l'America per noi appassionati. La critica era, ma ormai sono cinesi, è vero, quando sono andato da Eterna c'erano gli operai svizzeri e i dirigenti e quadri, voglio chiamandola, ma sono gli stessi cinesi che hanno comprato appunto Rotary, Dreyfus, Eterna e Corum, giusto per, e che continuano a produrre in Svizzera, giusto per, perché sono intelligenti, non portano le produzioni, cioè una parte producono in Cina, ad esempio le casse, ma lo facevano già prima, non è che è il segreto, è chissà quale segreto. D'altra parte, però, la produzione dei calibri di manifattura e la produzione e il montaggio lo tengono in Svizzera. Cioè,
Quindi anche là, orologi molto scontati, ma con un rapporto qualità-prezzo incredibile. Tra l'altro con scritto Swissmade nel quadrante. Ci sarebbe da dire tanto, ma tanto già lo sapete perché molti amici youtuber hanno già trattato l'argomento. Questo però fa capire che per 200 euro, cioè non c'è il prezzo del costo di produzione. Ci sono tante dinamiche, ma non significa che se tu paghi un orologio 200, allora quell'orologio vale 200. No, significa che lo stanno svendendo. Altra cosa, cioè, siccome io ho acquistato un cronografo Bajou 7750 a 450 euro, allora vuol dire che il costo dei cronografi Bajou è quello, e allora io non compro più cronografi che montano Sigul a 350 euro. Il solo calibro Bajou costa 450 euro. Torniamo al discorso del fatto che li stanno svendendo, e tra le altre cose siamo tutti contenti di trovare orologi a prezzi bassi, ma se noi ci basassimo sulle svendite, quindi sull'attività fallimentare o di recupero di denari delle case, noi faremmo fallire il sistema orologeria. Ma mi sembra evidente, cioè mi sembra scontato, mi sembra di dire una banalità. Cioè, ma come vi salta in mente di pensare che un Bajou possa costare 400, un cronografo Bajou 7750 possa costare 450 euro? Il prezzo del calibro, non i watt. È chiaro che è in perdita, ma è chiaro che quando si trova un Victorinox con 7753, io ne avevo sponsorizzato uno, l'avevo trovato a Natale, tra l'altro quella persona, una delle persone che l'avevano comprato l'avevano anche reso perché il diametro era troppo elevato per il suo polso, 44 mi pare, forse 45, e lo stanno svendendo, non ha avuto successo, gli è avanzato, non l'hanno venduto nei loro store, c'è bisogno di levarsi, e come te lo levi, ne avanzano 10 su 5.000 prodotti, li vendi a 450 euro. Non è che se poi noi li troviamo, allora vuol dire che quello è un precedente. Mi sembra lo stesso discorso di Kickstarter, con una situazione differente. Kickstarter, lo ripeto, un sistema di crowdfunding, di cofinanziamento privato, tu finanzi il marchio, in questo caso di orologi, il marchio in cambio si paga la produzione e ti dà un orologio a costo molto ridotto. Con il costo a cui concede a te l'orologio non si paga neanche le tasse, si paga la produzione. Probabilmente per ogni orologio si paga la produzione di due. Ciò significa che inizierà a guadagnare se si ha prodotto 500 orologi dal 250esimo. E che fino al 250esimo i soldi che racimolerà su Kickstarter sono tutti diretti a pagare la produzione. E cosa devono sentire le mie orecchie? Se lo vendono a 450 euro, a 550 euro, evidentemente costa quel tanto, anzi forse dovrebbe costare anche meno. Ragazzi, cioè, per cortesia, dai, siamo adulti, seguite il mio canale. Sono sempre stato convinto di aver dato un livello, insomma, un livello di conoscenza, di aver divulgato un livello di conoscenza medio-alto per sentire queste amenità, no? Cioè, quei marchi vi stanno concedendo un privilegio perché voi state concedendo un grande aiuto a quei marchi in quanto siete azionisti di quei marchi su Kickstarter. Ma il costo finito di quell'orologio non può essere quello, ma deve essere necessariamente 800, 700, 800 euro a seconda delle caratteristiche. Perché il marchio, che deve avere anche il giusto guadagno, perché la produzione di 500 orologi Swissmade ammonta circa, a seconda delle caratteristiche, 130.000-150.000 dollari, senza contare il marketing. Le campagne Kickstarter sono gratis se falliscono, se non falliscono costano il 5% del ricavato, e comunque, anche se sono come Facebook, come Telegram, come Instagram, e tutti ci si possono iscrivere e partecipare, se uno vuole farlo con una certa razza deve pagare un consulente che mediamente chiede 20.000 euro. Allora,
il giusto guadagno, mi pare che sia corretto per l'imprenditore che sta mettendo sul tavolo, che sta ipotecando il futuro sul tavolo per dare a lui il sogno di realizzare un marchio di orologeria e a voi il sogno di possedere una nuova emozione, un nuovo orologio. Ma il giusto guadagno è una minima parte di quel importo che poi verrà chiesto. Perché poi c'è anche il discorso della fiscale. E il discorso fiscale in Europa e soprattutto in Italia incide. Non incide in Cina. O meglio, incide per la fiscalità che pagano loro. Ma ogni volta che si compra un orologio dalla Cina, c'è quasi ogni volta, c'è l'evasione quasi totale dell'IVA e delle spese doganali. Adesso lasciamo perdere il dazio. Il dazio su un orologio è il 4% per un massimale di 80 centesimi. Ciò significa che il dazio lo definiremo comunemente di 80 centesimi. Ma il 22% di IVA? Sono soldi. Su 450 euro di orologio che magari Zero fa in prevendita. Cioè dici, ah, ma l'ho pagato 460 dollari. No, lo dovevi pagare 460 dollari più il 22% di IVA più 16 euro di sdoganamento. Se invece ti viene mandato tramite FedEx e dichiarano 100 euro invece che 500, tu non lo stai pagando quanto dovrebbe essere pagato. E al di là del fatto che siamo tutti contenti di ottenere un risparmio, eppure è vero che stiamo creando un torto alla nostra economia locale e ai nostri marchi, che non potranno mai competere con i cinesi, perché quel 22% inciderà come un macigno e si sommerà al costo della vita diverso, che quindi necessiterà di una percentuale di giusto guadagno differente da quella stabilita dal cinese di turno, di cui siamo tutti contenti che possa avere grande successo e che possa sfornare orologi straordinari e che possa finalmente elevarsi anche come rango sociale, ma d'altra parte non è leale e non ci mette in una condizione di parità. Tant'è che se io finalmente, così come sto progettando, ormai ci siamo quasi, realizzerò il mio microbrand, io non inseguirò i cinesi, non inseguirò i prezzi dei cinesi, inseguirò quello che è la giusta logica di mercato rispetto alle caratteristiche tecniche di cui si parla. E questo dovrebbero fare tutti i marchi. Tant'è che a volte Crepas si può permettere di fare i prezzi che sta facendo ultimamente perché loro producono 500 orologi, quindi su 500 orologi venduti si può abbassare un po' il margine perché comunque si aumenta il guadagno sul numero. Però effettivamente io non so che tipologia di regime fiscale ci sia in Spagna. Sicuramente abbassare troppo il prezzo arrivando quasi al ricarico zero è un rischio, perché anche se tu provi soddisfazione nella tua vendita, perché magari ne vendi 500, anche 600, però vai a danneggiare marchi che non hanno la tua capacità di vendita, anche perché il mondo di microbrand è un mondo particolare, non si entra in competizione l'uno con l'altro. Molti titolari di microbrand questo non l'hanno capito, non si è in competizione, perché se una campagna Kickstarter funziona, allora la gente, ma per la maggior parte collezionisti, perché una persona che sta cercando un orologio per la vita non va a comprarlo su Kickstarter, andrà a comprarsi rispetto alla propria capacità di spesa un orologio nella gioielleria sotto casa. Gli appassionati compreranno quindi altro orologio e parteciperanno ad altre campagne Kickstarter. Se una campagna Kickstarter va male, la sfiducia non sarà su quel marchio, ma sarà sul sistema. Verrà meno la capacità di fidarsi del sistema. Stessa cosa se un micro brand, se io domani compro un micro brand e mi si rompe un pezzo dopo 2 anni, poniamo che lo compri in Europa, quindi garanzia europea 24 mesi, garanzia internazionale extraeuropea 12 mesi. Poniamo che io lo compri in Europa e dopo 24 mesi mi si rompa una componente delicata, l'inserto ghiera. Per fare un esempio,
è che quel micro brand non abbia i pezzi in casa e siccome non ha più obblighi nei miei confronti non mi risponda neanche più per mail. Non mi risponde in ritardo, perché tanto lo so i detrattori di certi marchi cosa adesso scriveranno, ma mi hanno risposto dopo un mese. Se un marchio ha condizione familiare e deve avere e ha come clientela il mondo, è naturale che non possa fare tutto subito. Ma qua si tratta di non rispondermi, poniamo. È chiaro che io non è che non mi fido più di quel micro brand, ma non mi fido più di nessun micro brand, perché ho paura di comprare, di spendere 700 euro che poi dopo 2 anni non avranno più la possibilità di essere riparati. Il problema è che questo i micro brand dovrebbero sottolinearlo, cioè i micro brand che lo fanno dovrebbero sottolinearlo, perché anche questo incide sul costo. I costi di post vendita, di assistenza di post vendita, sia in garanzia ma anche in extra garanzia, necessitano che durante la produzione iniziale ci sia almeno un 30% più di componenti, non perché si debba rompere il 30% più, il 30% degli orologi che si vendono, ma perché così uno sta sedendo per 15 anni. Cioè per 15 anni se tu mi chiamerai saprai che verosimilmente in sartoriera ce l'ho, perché 30% me lo sono messo in deposito, ma quel 30% lo devi pagare tu. Cioè devo spalmarlo nel costo degli orologi iniziali, perché sennò non ci rientro come costo. Cioè anche qua si tratta di comprensione di dinamiche. Bisogna comprendere certe dinamiche. Però come vi dicevo il problema è che tu non sai se stai andando ad affidarti a un micro brand che quel 30% in più di pezzi di ricambio se lo compro o semplicemente da un micro brand costoso, e quindi prediligerai il micro brand economico, perché questi ragionamenti non li fai fino a che l'orologio non ti si rompe. Stessa cosa, ma non voglio mettere troppa carne al fuoco, per le spedizioni extraeuropee, che si tratti di micro brand o non micro brand, sempre dopo che succedono i casini ti rendi conto che Pierpaolo, quando ti ha raccontato di come funzionano le dogane, di come funziona il perfezionamento passivo, di come funzionano i resi, di come funzionano tante cose, aveva ragione. Te ne accorgi dopo però, cioè dopo che ti si è rotto, quando magari mi hai anche detto, ah sai, ho comprato il glissin dagli Stati Uniti, che bello, ho risparmiato un sacco di soldi, è arrivato perfetto. Dopo un anno, scusate, è finita la batteria, dopo un anno qualcuno che l'aveva indossato, magari un paio di volte, si rende conto che la sfera delle ore del GMT va troppo veloce, non è sincronizzata con la sfera delle ore normale, scrive a Glycine, che tra l'altro ha un atteggiamento molto strano, perché ha molte persone, tra cui io, quando ho avuto problemi con acquisti in America non ha risposto positivamente a una richiesta d'aiuto, all'altra persona invece sì, cioè nel senso che ad alcuni ha fatto valere la garanzia, una garanzia worldwide, quindi internazionale, ad altri come me no. Ma questo insomma attiene probabilmente alle fantasie della nuova gestione Invicta, per quanto io amo e amerò sempre come uno dei miei marchi preferiti Glycine, continuerò a comprarlo, ho intenzione di comprarne anche fra un mese, di comprare un altro Ironman perché già mi manca, ve lo mostrerò, però bisogna dire che c'è questo problema di Invicta. Tra l'altro ragazzi, la garanzia si divide tra internazionale e europea, proprio perché la garanzia europea, tutti i marchi sono tenuti per legge in Europa a dare una garanzia europea di 24 mesi che rientri in determinati standard, fuori dall'Europa c'è una convenzione di 12 mesi, cioè quindi non è Invicta cattiva, è Invicta strana quando fa valere la garanzia in Europa anche per gli acquisti americani, ma ne siamo tutti contenti, ma è anche un Invicta che d'altra parte quando si sveglia e decide di non far valere la garanzia internazionale in Europa di un acquisto fatto negli Stati Uniti, perché ti devi rivalere sul negoziante, perché il negoziante negli Stati Uniti ha molti più obblighi nel lungo periodo sulla garanzia di quello degli obblighi che ha un negoziante italiano ed europeo, perché vengono ammortizzati dalla casa madre, qua invece lì si inverte il sistema.
però in quel caso Gresio va bene, e che dovrebbe assumere Invicta, in questo caso proprietario di Gresio, e che dovrebbe assumere una posizione univoca, perché io non so neanche più cosa rispondere. Una volta mi manda un messaggio uno e mi dice: ah, ti volevo dire, per correggere il tuo video, che ho avuto dei problemi con un Ironman, ho contattato Glacine, mi ha detto che non c'è un problema, che sarà stato acquistato negli Stati Uniti. E io gli vabbè rispondo: ma sai, io quando ho avuto problemi con la garanzia Invicta, con la garanzia Glacine, ormai è passata di Invicta, insomma, è passato qualche anno, perché stiamo parlando ad esempio di un orologio comprato due anni fa mi pare, quindi potrebbero essere cambiate le cose. Poi succede che un altro mio amico, tra l'altro, ha un problema analogo per funzionamento del GMT, cioè della funzione della sincronizzazione delle ore dell'altro che mi aveva scritto per mail. Io lo mando all'assistenza europea Glacine dicendo: scrivili con fiducia, tanto dovrebbero risolverti il problema, dovrebbe rientrare nella garanzia internazionale mondiale, perché con un altro amico è successa la stessa cosa. E poi Glacine gli risponde: no, guarda, venditela col venditore, perché non c'entra nulla, cioè ci rimane così. Comunque vorrei parlarvi, avrete capito che questa è una chiacchierata molto easy, se non vi piace scrivetemelo, se vi piace scrivetemelo lo stesso. Vorrei parlarvi appunto della differenza tra micro brand e macro brand, perché molti di voi mi dicono: cosa preferisci, un Hamilton 1000 metri o un Crepas? Sono due orologi diversi. A parte che io sono ormai un fanatico del Powermatic, dell'H10 di Hamilton, dell'H10, dell'H21 e dell'H31, il cronografo mi fa impazzire, perché io, che avevo su questi marchi diverse perplessità anni fa, le pagine dei forum di anni fa sono piene di mie disquisizioni sul fatto che fosse meglio ETA, che poi erano ragionamenti con una forte pregiudiziale. Poi a un certo punto ho aperto gli occhi e ho detto: ma scusa, a te cosa ti interessa? Che sia preciso, e sono precisissimi, gli H10 e famiglia sono precisissimi, Powermatic sono precisissimi, tranne che abbiano difetti di fabbrica, che sia preciso e che io possa lasciarlo 3 giorni nel comodino e riprenderlo con la carica ancora attiva. Quindi di cosa mi racconto? Va benissimo, è ottimo. Quindi, a parte che io amo Powermatic, è che naturalmente Crepas ha un calibro ETA normale, ma d'altra parte Crepas è un modello unico che raro. Fra qualche mese, adesso se ne provano diversi, perché c'è l'effetto acquisto online, quindi tu lo compri, poi ti arriva, lo indossi, non ti piace, oppure ti è venuta un'altra scimmia e vuoi comprare un'altra cosa, devi monetizzare, insomma tante cose. Però fra un paio di mesi, 12 mesi solitamente, non se ne troveranno più in giro, se non te l'ho dovuto trovare. Un Hamilton meno male, anzi rischia anche di trovare in qualche outlet a prezzo ribassato. Quindi da una parte il calibro, dall'altra l'unicità del prodotto. È difficile dare un giudizio, ma è ancora più difficile per una questione di differenza tra micro e macro brand. Allora, macro brand: Hamilton, Tissot, Certina, Mido, Longines, Rolex, Breitling. Macro brand: ci sono quelli che producono i calibri in house, quelli che li comprano, già qua c'è una differenza, quelli che li comprano hanno già un costo simile a quello del micro brand, che è il costo del calibro, perché sono costretti a comprarlo a listino. A volte, per chi lo fa, sopra i 500, 1000, 1500, 2500 calibri c'è una piccola riduzione di prezzo, però già quello è un costo, quindi già $100, bene o male, per un calibro svizzero sono ipotecati. Un Sellita costa 90 franchi svizzeri, più o meno $100, quindi $100 di costo di produzione sono ipotecati. Poi c'è il discorso delle casse: che tiratura avrà Longines,
20.000 casse per orologio, 10.000 casse per orologio, le pagherà molto meno a parità di qualità rispetto a Crepas che ne produce 500, questo è evidente. D'altra parte, Longines compra i calibri ETA che sono del gruppo Swatch, non credo che li pagherà quanto li paga un micro brand che tra l'altro deve stare attento a non capitare nello strozzino di turno che gli fa pagare triplo perché sa che ETA ormai non vende più ai piccoli distributori ma solo ai grandi distributori e quindi se lui ne prende 10.000 pezzi poi quei 10.000 pezzi li vende al doppio del prezzo gli sono applicato da ETA, comprensibile, non, per quanto mi riguarda non condivisibile, ma in questo caso è colpa di ETA. Tornando al discorso, Longines lo pagherà un po' meno di quanto lo paga Crepas, ma probabilmente sì, a parte che ormai anche Longines monta i calibri modificati sulle stesse modifiche di Powermatic 80 solo sulla fascia più alta di ETA, quindi ETA 28-92 e media dicembre. Però di fatto il problema si pone. D'altra parte un micro brand ha delle spese che sono commisurate al portafoglio di micro brand che è solitamente abbastanza limitato, delle spese di gestione di pubblicità che sono importanti ma sono residuali, ma veramente residuali rispetto a una compagnia di marketing mondiale di un macro brand che ha dalla sua milioni e milioni di euro da dedicare. Micro brand non ce li hanno, ma i costi sono diversi, quindi i costi da recuperare dal punto di vista del marketing saranno meno, anche se magari l'orologio gli è costato di più di quello che costa a un macro brand. I macro brand hanno anche la distribuzione fisica nel territorio, quindi c'è il gioielliere, quindi c'è il rappresentante e soprattutto c'è l'assistenza distribuita a livello mondiale, tutte cose che costano. Quindi quando un di uno Milano o un meccanico veneziano vuole ambire a avere una distribuzione fisica nel mondo e non può costare, fatto salvo il discorso dell'evasione fiscale di cui parlavamo prima e di cui i cinesi sono campioni del mondo, ma non può costare quanto Merkur più il 22%, faccio un esempio, non ci starebbe minimamente. A parte che poi a Merkur chiedi le vitine per un orologio e se hai fortuna uno su 10 le riceve o svendita, non hanno manco le vitine, però gli stai pagando quanto? 3 pizze, ci sta, stai pagando un orologio con ghiera ceramica, vetro zaffiro, Superluminova che sembra preso dei campioni presi da Chernobyl, a un prezzo che non sopperisce alle spese di spedizione di produzione, scusate, di un marchio europeo. È chiaro che poi le vitine te le scordi o ti arrivano se fortuna. Meccanica veneziana non può adottare questa politica, fallisce, non paga neanche le tasse. Figuriamoci se realizza il sogno di distribuire in tutto il mondo, rischia di non farcela, e siccome è un'ambizione legittima è giusto che ce la faccia. Stessa cosa per quanto riguarda di uno Milano, stessa cosa per quanto riguarda Bulova che fa parte già di un mega macro marchio avviato che è Citizen. Se Bulova vuole distribuire in tutto il mondo a partire da una distribuzione fisica e vuole garantire per 20 anni l'assistenza su quei pezzi, ma come si può pretendere che costino quasi prezzo di costo? E dico quasi prezzo di costo perché io ho chiesto un preventivo di produzione a Merkur per capire quanto costasse per loro un orologio. Hanno fatto lo stesso, più o meno lo stesso prezzo che fanno i miei follower, gli ho detto scusate, cioè dove sbaglio? No, ma noi stiamo già applicando il prezzo più basso da produttori che siamo, noi produciamo le casse, i quadranti li compriamo, gli inserti li compriamo, ma noi già applichiamo il prezzo di produzione. Ah, ecco perché costate così poco. Cioè, questo è il senso.
Allora, perché ho voluto fare questo ragionamento? Perché magari questa cosa la continuiamo, ma io credo che qua ci sia un'ora di registrazione. Credo anche che qualcosa la taglierò. Perché ho voluto darvi un'impanicatura generale, poi partendo proprio dalle critiche che mi sono state mosse, che sono residuali rispetto ai commenti del canale, ma che comunque sia ho voluto utilizzare, anzi ringrazio persone più maleducate per avermi dato questa opportunità. Oh, siete inquinanti, siete più inquinanti di macchine diesel Euro 4 a Milano, però vi ringrazio. Ma a Milano, se foste macchine, non vi farebbero circolare. E insomma, è importante capire come funziona il sistema del mondo dell'orologeria, come funzionano i costi dell'orologeria, come funzionano le offerte legate all'orologeria, com'è che non può costare, cioè un orologio con sellite su 200 vetro zaffiro e bracciale non può costare 220 euro. Quando si trova 220 euro, è non perché possa costare 220 euro al acquirente finale, ma perché lo stanno svendendo. A noi fa comodo che lo svendano, ma noi, lo ripeto per l'ennesima volta, non possiamo pretendere dal mondo dell'orologeria questo atteggiamento, perché saremmo noi a uccidere il mondo dell'orologeria. Non possiamo contare sui fallimenti delle aziende per alimentare la nostra passione, anche se qualche volta ci permettono, a me in primis, di acquistare una cosa che non mi sarei potuto permettere di acquistare in un altro momento. Ma è un caso, li aiutiamo anche a smaltirli quegli orologi e li aiutiamo bene, visto che solitamente quando faccio vedere un orologio che è scontato in maniera importante, dopo 10 minuti non c'è più. Questo perché non ne hanno 1000, ne hanno 5, 10, ma quei 5, 10 vanno via abbastanza velocemente, perché la gente capisce il vantaggio che hanno queste offerte. Ma poi ci deve essere anche il resto, ci deve essere anche la parte costruttiva. Ma vi ripeto, ma se io dovessi pensare di porre in essere un micro brand e di dover ipotecarmi la vita chiedendo un prestito o realizzando un investimento di 150.000 euro per sentirmi dire poi che l'orologio, che magari a me è costato con packaging, con cose strane eccetera, non vi dico quanto, ma quanto voi vorreste nei vostri sogni che costasse, sentirmi dire dovrebbe costare 450 euro, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io faccio beneficenza col mio tempo sul canale, ma un micro brand non fa beneficenza. Un imprenditore non paga quanto un appartamento in città, un piccolo appartamento in città, per avviare un micro brand, per sentirsi dire che l'orologio che vende dovrebbe costare quanto, non riuscirebbe neanche a compensare le tasse. Cioè, è preferibile dire quell'orologio non mi piace, neanche dire, e qui mi taccio veramente, chiudo il video e vi rimando al prossimo della settimana prossima, quello del Bulova Super Compressor M3, e poi se questo video vi piacerà magari anche a qualche video successivo in più, qualche approfondimento in materia, anzi scrivetemi cosa volete che approfondisca in questo senso. Sentirmi dire ma uno è un marchio storico e l'altro è un marchio sconosciuto, a parte che anche i marchi storici sono diventati storici perché qualcuno ha creduto nei marchi sconosciuti. Ma in secondo luogo, ma scusate un attimo, il 90% dei marchi storici hanno cambiato proprietà. Sono di altri che coi soldi ne hanno comprato la proprietà intellettuale, e che nonostante di soldi ne abbiano tanto, ne hanno neanche la fantasia di fare innovazione in quei marchi che stanno facendo solo heritage, che altro non sono che homage di ciò che hanno acquistato, della titolarità, della proprietà intellettuale che loro hanno acquistato perché avevano soldi. Tant'è che ci sono un sacco di persone, anche di micromarchi, che sono alla caccia, giustamente, non lo contesto, anzi, meno male, alla caccia di vecchi marchi abbandonati e sconosciuti da acquistare. A parte questo, cioè, ma quindi fatemi capire, Longines
che io, altro marchio che io amo, ha titolarità per produrre il Legendiver sulla, che manca un super che non è un super compresso, che è una casa vita banalissima, che riprende solo la forma di un super compresso, un Legendiver, perché la vecchia Longines, che aveva altre teste al comando, che aveva un'altra proprietà, che aveva un'altra storia, che aveva un altro brio, eccetera, produceva il Diver negli anni 60 con la casa super compresso. E perché Longines sì e Elson no? Perché Longines ha comprato la titolarità del marchio? Sì, ma quella titolarità del marchio è solo una questione di forza economica. Cioè non è la famiglia, non è il gonfalone che è stato trasmesso di figlio, padre in figlio, in figlio, in figlio, in figlio, in nipote. È un gruppo che ha visto un marchio in difficoltà, l'ha comprato e si è messo a prendere l'eredità di quel marchio. Dove sta la prodezza? Dove sta la differenza con un giovane imprenditore che è amante di un orologio sconosciuto, penso, un esempio che faccio sempre, lo ZRC Grand Fond della Marine Nationale francese, indossato anche da Jacques Cousteau negli anni 60. Arriva a Crépas, lo scopre, realizza il Crépas L'Océan, dopo un anno ZRC, tra l'altro prima o poi ci metto le mani perché secondo me quelli ZRC sono fatti veramente bene, rifà il Grand Fond. Ah, mica Crépas è di serie B, anzi, ha avuto prima Crépas l'intuizione di rifarlo, che è la stessa ZRC, che magari era dormiente fino a che non l'ha svegliata Crépas. E perché non dovrebbe, perché dovrebbero essere messe su piani diversi? Sono messe su piani diversi perché la ZRC lo ha fatto, secondo me, meglio, ma costa anche 3.000 euro, il 3.500, forse anche alcune versioni quasi 4.000. Crépas costava 1.000 euro, cioè, c'è una differenza anche da questo punto di vista. Quindi insomma, anche da questo punto di vista, storia, non storia del marchio, ognuno è libero di pensarla come vuole, ognuno è libero di pensarla, di acquistare come vuole, quello che vuole, però nel mio canale, che è un canale votato alla scoperta, all'espansione, all'abbattere il pregiudizio, alla conoscenza, il minimo che mi aspetto è che ci sia uno che mi dice io amo il Bulova d'epoca, amo l'M3 super compressor da 36 mm, amo i Glacin d'epoca, ci sono molte imitazioni d'epoca tra l'altro, state attenti sui Glacin, ma ne parleremo perché farò un video approfondito su Herman, tra parentesi, ma mi sta bene, voglio scoprire anche la nuova produzione Bulova, ma chi se ne frega se montano una serie 8000, li sto pagando 400 euro, non li sto pagando 1500 euro. Anche là, veramente, mi si aprono queste finestre che avrei voluto parlarne molte volte e poi mi sono sfuggite anche là. Ma ragazzi, Longines 2000 euro e monta un ETA 2892 modificato, ora, perché prima montavo un ETA 2824 e prima ancora la versione no date del Longines Legendiver non aveva no date, non le avevano tolto lo scatto data, immaginate, nelle prime, e comunque prendiamo la produzione di adesso, Longines 2000 euro ETA 2892 modificato, di proprietà del gruppo ETA. Bulova, 400 euro, scontato, poniamo il prezzo listino, 600 euro, 1.800.000. Mazzo, ragazzi, mi pare che, cioè, che l'equivalenza, che il paragone ci sia, che la proporzione ci sia. Caspita, quasi 1.400 euro di differenza per passare da un Miota che costa 15 euro a un 2892, che poniamo, voglio esagerare, costa 150-170 euro allora. Secondo me meno, ma voglio esagerare. Anzi, con 1.500 euro ripagato, secondo voi? Mi pare con 1.400 euro ripagato. Mi pare proprio di sì. Allora, perché Bulova fa schifo e Longines è bella? Io dico, e veramente concludo, Longines è favolosa, ma Bulova, rispetto al prezzo che costa, è favolosa lo stesso. Ragazzi, non so quanto sia durato il video, lo scoprirò insieme a voi. Alla prossima. Ah, e mi raccomando, andate a Watch of Italy 26 e 27 settembre, quindi questo weekend, a Tortona in Piemonte, in descrizione le indicazioni. Alla prossima.